Ci sono vari tipi di rischi sull'oggi, ma quello che mi preoccupa di più sono i rischi per il domani. Quello di cui abbiamo parlato oggi è che con tutti questi dati si crea un determinismo digitale per la loro vita che determinerà le loro scelte senza che loro lo sapranno. Ovvero loro, per quello che hanno fatto da giovani, soprattutto con questa profilazione, verranno indotti a scegliere amici, libri, film e in qualche modo anche il loro futuro, la scuola, gli interessi. Ecco, questo a me preoccupa moltissimo. È la parte più nascosta dei pericoli. Si parla moltissimo di alcuni pericoli, disinformazione, contatti, anche aggressioni sessuali oppure disinformazione. Questi sono visibili. C'è un rischio molto maggiore, che è quello del determinismo sul futuro, di cui bisognerebbe parlare, bisognerebbe prendere atto. Cosa deve fare oggi il mondo della ricerca? La ricerca sta lavorando moltissimo dal punto di vista digitale e sta finalmente uscendo dai propri schemi, dai propri settori. Il digitale non può essere affrontato soltanto dal punto di vista tecnologico, non può essere affrontato soltanto dal punto di vista del diritto, dell'economia o dei principi etici. Sono mondi che si devono parlare, si stanno cominciando a parlare. Nella giornata di oggi gli inviti sono stati proprio in questa direzione e penso che sono stati trovati in maniera indipendente dei principi comuni. Bisogna ripartire proprio dalle basi, e sta nascendo una nuova società, bisogna ripartire dai principi di base di questa società, che sono un po' diversi da quelli della società tradizionale, molto più multiculturali, molto più trasversali.